Viene rinnovato sostanzialmente il disciplinare che ha più di 20 anni di vita, era necessario fare una revisione, un documento tecnico, il nostro non era mai stato fin dall'inizio della registrazione della DOP modificato, quindi abbiamo attuato questa riforma che ha visto ridurre la dimensione e il volume del documento da 70 pagine a solo 10 pagine, riducendo a soli 8 articoli tutto il dispositivo produttivo. Questo non ha però, questa semplificazione e schematizzazione non ha tolto forza ai principi fondanti del prosciutto di San Daniele. Il prosciutto di San Daniele si mantiene per essere un prodotto che basa le sue caratteristiche sui suini italiani, dove viene ribadito tutta la rintracciabilità della filiera dal seme del maiale fino al prosciutto sulla tavola del consumatore, ha fissato molto rigidamente i parametri della genetica di questi animali, le caratteristiche di peso, l'alimentazione che è più moderna e prevalentemente di natura vegetale, con cereali nobili che danno carni migliori, ha migliorato i parametri analitici del prosciutto, restringendo i range che consentono di marchiare un prosciutto con prosciutto di San Daniele e allungando la stagionatura. Realmente cambia un po' la filosofia attuativa del disciplinare, quindi c'è un maggior rigore nella rintracciabilità di tutta la filiera, quindi come dicevamo prima, dalla nascita dei maialini fino al prodotto finito, in particolare nella fase a monte del prosciuttificio, quindi allevamenti e macelli. L'altro aspetto modificherà alcuni rapporti economici, perché la classificazione a peso morto che viene utilizzata come parametro di conformità delle cosce degli animali per la DOP fissa dei criteri obiettivi di valutazione qualitativa per singolo animale, che è una cosa molto avanzata per la nostra filiera, e quindi questo modificherà anche i rapporti commerciali all'interno della stessa. L'altro aspetto è un cambiamento filosofico, perché tutto il sistema poi si basa su dei portali informatici dove registrano i dati e la tracciabilità è molto attuale, molto anche immediata nella sua attuazione, e questo prevede che ci sia un cambiamento di cultura e di anche prassi produttiva in aziende e in allevamento.